Ciao a tutti, allora, nuova settimana, nuova spesa. Visto che l'altra volta vi è piaciuto, visto che ci sono state molte visualizzazioni della spesa light, perché come vi dicevo abbiamo iniziato la dieta e mi fa piacere quando posso, quando la faccio io, condividerla con voi e come vi avevo scritto in un post, ho detto magari ogni tanto vi faccio vedere anche qualche ricettina che faccio. E quindi vi faccio vedere che cosa ho preso oggi. Vi dico che non ho raccapezzato niente. Stavolta abbiamo fatto una lista segnando in un foglio a parte anche oggi mangiamo questo, questo, questo e poi riportandolo sul foglio della spesa. E oggi vi giuro, c'erano quelle persone incantate, ma vi giuro che gli avrei dato uno schiaffone. Non pensate che io sia cattiva, però c'è. Cioè, tranquille, lì, ma ragazze, persone anche giovani, mica dice la vecchietta che poretta fa fatica a camminare. Persone della mia età, ragazze più giovani, lì, tranquille, che fanno la passeggiatina della domenica in mezzo, poi si fermano. Io vi giuro, a questa qui avrei buttato addosso il carrello, l'avrei buttata giù tutta lunga. Fa venire il nervoso. Comunque. Vi faccio vedere un po' di cose che ho preso e man mano che ve le faccio vedere vi dico che ricetta mi viene in mente sulla base di quello che possiamo mangiare. Allora, un mega ceppone di insalata romana, sia io che mio amoroso quella che preferiamo, le altre non ci piacciono. E questa è una. Questa l'abbiamo presa un po', quanto dobbiamo mangiare le verdure? Mettermi lì a cucinare oppure a fare come l'altra volta che avevo fatto, per carità buone, ma sono pallose da fare. Le zucchine gratinate, insomma, un po' più lungo. Questa la prendi, la tagli, la metti nella padella e via. Insomma, semplicità. Poi, prosciutto crudo, 1, 2, 3, che questo qui ci vale per due persone per due volte, che lo metteremo in mezzo alla piadine all'olio di oliva. Ho preso queste qui della Piadarola che sono buone, di solito prendevo quella normale, invece questa è all'olio di oliva con un filo di Philadelphia. Ci abbiamo concessa questa cosa. Poi petto di pollo al forno, ne ho presi due, uno per me e uno per lui. Io preferivo, cioè volevo cercare il roast beef. E c'è già confezionato così, però non l'ho trovato. Poi, questo qui vabbè, per il cagnolino, quindi non c'entra niente. Carote, che appunto quando c'è da fare mangiare, comunque se abbiamo molta verdura da abbinare praticamente tutti i giorni, non avendo voglia né a volte il tempo di mettermi a fare, che ne so, gli spinaci in padella, gratinati, eccetera, ho detto ma perché non ci facciamo il pinsimonio senza olio, però quindi li mangiamo così a crudo, che sono tanto buone, fresche, quindi benissimo. Poi alcune le userò insieme all'insalata romana, le faccio a striscioline alla julienne e per dargli quel non so che. Uova, perché io gli ho detto che a me non piace la frittata. Sono molto restia alle uova. L'unico modo in cui le mangio sono sode, quindi le posso intrigare così e lei me le mette dentro all'insalata. Quindi faremo appunto questa insalatona in un'altra occasione dove ci metteremo le uova sode. Ne abbiamo una testa, non pensate chissà che cosa, quindi dovrò riempirla di varie verdurine. Philadelphia Light, che sono stata 3 ore a cercarla, non la trovo da nessuna parte. Poi vabbè, da mangiare per il cane non ve lo sto a far vedere. Poi piselli, questi qui io ne ho pochi, sempre per il problema della cistifellea, perché vabbè, lo sapete che purtroppo da che ho tolto la cistifellea ho sempre problemi intestinali, quindi anche tutti quegli alimenti ricchi di fibre o i legumi tendono a farmi correre in bagno. Però vi dico la verità, con i piselli non mi capita, con i fagioli, con i ceci, con le lenticchie, sì, mi prende proprio un bolerone di pancia e devo fuggire. Con i piselli no, quindi ho detto dai, per variare ogni tanto ci facciamo una pisellata.
e magari un quantitativo più ridotto, perché magari non sono come l'insalata, chiaramente, però ho detto va bene, ci sta. Poi pane integrale che mi sono già fatta affettare per semplicità. Poi ho preso un pacchetto di sedanini che ci basteranno una vita per il quantitativo che mangiamo di pasta, perché la pasta c'abbiamo la concessione due volte a settimana, ma o col pomodoro o con le verdure, quindi, o in bianco, quindi non è nulla di che. Poi ho preso dei cracker al riso soffiato, dopo ci andrò a prendere anche quelli integrali, eccetera. Poi gli albicocche per mio amoroso, perché io sempre per il problema della cistifellea non sono proprio il massimo da mangiare. Ho ripreso questi budini, io guardate, ve li straconsiglio, ero molto scettica, perché tanto, cioè, diciamoci la verità, si sa che le cose light, anche per dire oggi abbiamo mangiato la ricottina, quella della linea, proprio... Senti che manca qualcosa, vabbè, senza lattosio, quindi io penso che sia a base di acqua. Senti che manca quel qualcosa, quindi non si può dire oh che bontà, no? Però questi qui, vi giuro, mi piacciono proprio un sacco. Hanno la consistenza e proprio il sapore di un classico budino. Di certo se sopra si potesse mettere un po' di caramello sarebbe più il top. Però vi giuro, per una come me che... sono restia comunque queste cose, perché fondamentalmente quel che è buono, però questi mi piacciono proprio un sacco. E quindi li ho ripresi, gli altri li avrò qui da quest'altra parte. Poi ho ripreso questo mix croccante, questo li mangia mio amoroso. Spero di aver preso quello giusto, perché non mi ricordo quale aveva preso. E lui lo mette sopra alla... se mi seguite più su Instagram poi l'avrete visto. La... non la crepes, il pancake, ci mette la salsa, quella croccante che è nuova della Foodspring. Se vi interessa vi lascio anche nell'info box uno sconto di 15 euro, e ci mette la banana e poi sopra questi qui. A lui piace un sacco, io non sono amante di queste frutte secche, semini vari. Poi mi sono presa per me i kiwi, che è una delle poche frutte che posso mangiare, sempre per il problema della cistifellea, non per, per la dieta, diciamo. Sto attaccando tutti questi. Aspettate, ok. Poi, di nuovo, gamberetti. E qui ci faccio l'insalata, quella con la rucola, scaglie di grana proprio normalissima, ci andrò a mettere un po' di pendolini. Poi tonno al naturale, le svizzere hamburgerini, sempre, l'altra volta erano di pollo, stavolta le ho prese di tacchino perché c'erano queste, e le preferisco alle, a quelle di mando, penso sia. Poi ho preso la cipolla cubetti che ogni tanto serve, mix di prezzemolo e aglio, che penso che questa stasera lo userò perché abbiamo il persico, quindi io penso di metterlo al forno con limone, un po' di prezzemolo, aglio per dargli sapore, e il prezzemolo metterò quello fresco, e poi quando lo tolgo ci metto giusto un cucchiaino, proprio ino d'olio. Noi abbiamo la concessione comunque di un cucchiaio a crudo di olio a testa, però cerco comunque di limitarlo molto, anche questi giorni, per dire anche domenica che ho la giornata diciamo libera, posso scegliere sabato, domenica come mi pare, e comunque ho fatto il sugo di ragù e non ho fatto il, come si dice, il soffritto. Ho messo un po' d'acqua e poi ci ho buttato subito la polpa, il macinato, quel che è. Quindi, e vi dico, la differenza per me è inesistente, non ho sentito nulla di che. E quindi si fa, insomma. Poi, sempre di spezie, ho preso questo mix, visto per condire un po' di questa carne,
Questo qui sono delle erbe aromatiche senza sale. Qui dice per sughi, verdure e carni. Non capisco per i sughi, però vabbè. E quindi c'ha rosmarino, aglio, salvia, ginepro, alloro, origano, maggiorana, basilico e prezzemolo. E ho detto, dai, magari per la carne, per insaporirla, secondo me ci può stare, anche se per dire prossima settimana. No, c'ho anche sta settimana il petto di pollo, giusto per dargli quel sapore in più, perché la scorsa settimana l'ho cotta alla piastra, senza un filo d'olio, senza un filo di sale, proprio triste, e dai, qualche spezia ci vuole. Poi le banane, eccole qua, ne ho prese due confezioni, che queste ne ha più mio moroso che le mangia, però le banane vanno bene perché hanno il potassio, anche con l'estate, insomma, va bene, vi allontano un pochetto perché non ci sta più niente. Poi con di riso, perché abbiamo l'insalata di riso e volevo capire, perché io ho trovato solo questo. Spero che dentro non ci sia olio. Olio di semi di girasole. Vedo di svuotarlo e pulirlo magari con un po' d'acqua e poi inserirlo. Vabbè. Poi ecco qua le altre confezioni, questo budino al cioccolato, questo qui al gusto caramello, che ancora non l'ho sentito, l'ha mandato il mio moroso e ha detto che è buono. Poi ci avevamo da scegliere tra la feta o il formaggio di primo sale. Allora, la feta a me, comunque tutta la roba greca, lo yogurt greco, quelle cose lì, non mi ispirano per niente, non mi piacciono. Quindi preferisco il formaggio primo sale, però io ho preso questo qui. È meglio primo sale, però fresco. Adesso, proprio perché non ci raccapezzavo niente, per stavolta ho preso quello, se no la prossima volta lo prendo al banco, perché quello secondo me è tristissimo. Poi olive, che ce le dite di mettere nell'insalata di riso. Poi pomodorini per insalata, anche questi da aggiungere. Salmone per mio moroso, e ho detto non prendere mai più il salmone perché costa un casino, cioè è allucinante. Io volevo prendere, c'era la mini tartare da 100 grammi di salmone, appunto, e gli prendo quella che a lui piace tanto, ma 8,90 euro per un ciaffetto così, cioè no. Cioè, fa come me e si prende il tonno al naturale, quello del Conad di sottomarca, poi. Vabbè, io sono taccagna. Poi, polpa. Ho preso questa qui, anche se è per pizza, ma chi se ne frega. Io la uso normalmente, uso per il resto. Petto di pollo. Questa è sempre la porzione per due. Poi un melone, perché ho visto mia mamma, adesso noi ci abbiamo da mangiare le insalate, e ha fatto un'insalatona con pendolini, rucola, melone, e ci ha messo, io penso che era la feta, però in questo caso metterò il primo sale. Una cosa fresca, veloce e via che si va. Poi rucola, e questa io la preferisco nei gamberetti. Un altro sacchettino di mandorle, perché ne avevo presi l'altra volta due pacchi e il secondo non lo trovo più, sparito. Poi l'altra confezione sempre del budino, sempre alla vaniglia. Poi due confezioni di mozzarella light, senza lattosio, così. Io ho trovato solo questa qui della Santa Lucia, ma è minuscola dentro. Ne ho presi due perché una per una. Poi un'altra confezione di Philadelphia, perché ce l'abbiamo praticamente quasi ovunque. Poi vabbè, la passata, stavolta ho preso la Petti piuttosto che la Mutti, e qui non ci sta più niente. Poi sempre per il discorso, ecco, faccio così, pinsimonio, ho preso una confezione di finocchio e poi peperone.
Perché, sempre per questo discorso delle verdure, ho pensato di fare quella che si chiama bandiera. Cioè, io lo chiamo fricò per dire, mio moroso l'ho sempre chiamata bandiera. Sarebbe un mix in padella dove metti peperoni, mettono anche le melanzane, però a me non piacciono, peperoni, patate, zucchine e pomodori e te lo mangi così. Ed è molto buono. Adesso proverò a farlo chiaramente senza olio e lo mangeremo, insomma. Quindi questa è tutta la spesa, direi. Sì, finita, non c'è più niente. Adesso deve arrivarmi la voglia di sistemarla. Questa è un po' più lunga di una settimana e quindi niente, così vi terrò aggiornati perché tra 2 settimane, allora, abbiamo iniziato mercoledì scorso, il venerdì di 2 settimane gli dovremo dare a lei il nostro peso, giusto per capire se sta funzionando, però io la settimana che devo dirglielo ci avrò il ciclo, quindi non fa perché sappiamo che il ciclo, almeno a me personalmente lo sballa e comunque in generale è così, quindi aspetterò quella successiva e vi farò sapere magari in un altro svuota la spesa un po' com'è andata. Comunque sia io che mio moroso ci sentiamo più sgonfi, proprio si sente. E poi non so se ve l'avevo detto, ci abbiamo tutti e due la pressione che è scesa tantissimo e una roba strana, proprio mi sono svegliata una mattina proprio a sensazione, non che avessi la fiacca, però mi sentivo come più leggero, ho detto ma voglio provare la pressione, sarà anche il caldo, però non ho mai avuto di sti problemi e c'ho la pressione praticamente perfetta, cosa che fino a poco tempo fa c'avevo, la minima era altissima. Quindi penso che anche fare questo change, evitare anche l'olio, stia veramente aiutando. E poi riduzione anche molto comunque di carboidrati, perché se vi dico i miei 30 grammi di panino quanti sono, mi viene da piangere. E comunque anche la pasta sono 70 grammi, è una cagata. Però ho scoperto che se uso per dire gli spaghetti fa diverso, sembrano di più. Quindi devo stare anche un po' attenta all'occhio, in modo che ti fa anche diverso. Cioè, secondo me è anche una questione proprio visiva. Perché se vedi quella fettina lì triste di petto di pollo cotta alla piastra senza niente, ti toglie proprio la voglia di fare questa cosa. Quindi devi cercare anche di arricchire questa cosa per arrivare, diciamo, fino in fondo. E credetemi, ci arriveremo, perché testarda come sono, se mi metto in testa una cosa è quella, ve lo assicuro. Niente, questo è tutto. Adesso mi metto giù a mettere a posto. Metto giù, mi metto su. E ci vediamo presto. Vi faccio salutare a Ciacchi. Saluta, amore. Parlano tutti di te. Non saluti? Topolino, sei un topolino. Per voi che avete i cani, il mio sarà, boh, forse ormai è un paio di mesi che perde un sacco di pelo, cioè i ciuffi. Io più pulisco, cioè guardate anche là, non è polvere, sono ciuffi di peli di un cane super feroce. Guardate che cane feroce che ho. Madonna mia, guardate feroce. E ne perdo tantissimo, io adesso non me ne frega. Cosa c'è, amore? Cosa? Non me ne frega, gli vado a tagliare un po' il pelo. Va bene? Guardate quanto è bellino. È bellino questo nasino. Niente, questo è tutto e ci vediamo presto. Ciao ciao!